Attenzione, sta per cominciare! Production! Tu devi essere la veggente. Mi hanno detto che puoi darmi una mano. Certo, certo, Aladdin, fidanzato della principessa e futuro sultano di Agrabah. Ho sentito parlare molto di te. Ed ora direi di passare alle faccende importanti. Sei venuto da me per sapere dove sono i tuoi amici. Sì, infatti. Sai dove si trovano? Io non sono che un ponte tra questo mondo e i misteri dell'invisibile. Sono gli spiriti che ci guidano verso la verità. Vediamo cosa dicono. Parlate attraverso di me e illuminateci su quanto vuole sapere Ana. Oh, vedo qualcosa, un vasto deserto e in mezzo un'enorme testa di tigre. C'è una caverna piena di tesori e di meraviglie. Devi andare lì in cerca di un genio. Sì, di un genio! Oh, oh! Ah, mi hanno rispedito alla caverna delle meraviglie col tappeto volante e siamo caduti entrambi in trappola! Oh, a proposito, ho anche perso tutti i miei poteri. Qui le cose si mettono male. Saresti così gentile da venirci a salvare? Grazie. Genio! Oh, stai bene? Dove sono Jasmine e il sultano? Sono con te! Gli spiriti hanno detto quel che potevano. Ora vai nella caverna delle meraviglie. Per trovarla avrei bisogno di un raro scarabeo composto da due parti. Questo scarabeo è la chiave per la caverna delle meraviglie. Trovalo e potrai riabbracciare i tuoi amici. Buona fortuna. Il destino di Agra è nelle tue mani. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Aladdin. Allora ragazzi, oggi giocheremo il livello Caverna delle Meraviglie livello 3. Questo terzo livello dove anziché usare Aladdin, se non mi ricordo male, si utilizza di nuovo Abu, la scimmia. Bene ragazzi, allora cominciamo questo livello. Ah, ci hai trovati! E io che pensavo di restare qui per altri 10.000 anni! Senti, mio buon amico, devi trovare il modo di farci uscire da questa trappola. Prova a mandare Abu in quella piccola sala laggiù. Credo che la chiave per liberarci sia lì dentro. Vedi se Abu trova qualcosa. Abu, vai in quella sala più piccola e cerca qualcosa per liberare Genio e Tappeto. Allora, eccoci qui. Ecco qua, siamo nella stanza del... del tesoro praticamente. Oh, qua dietro di noi cos'è che c'è? C'è una porta, una porta grande. Che è? Che è sta cosa? Ah no, è da dove siamo entrati, diciamo. Oh, guardate, c'è il genio intrappolato. Oh, beh, non parli? Che cacchi, non parla il genio? Che cavolo? Pensavo che mi dovesse dire qualcosa. Comunque il genio è in trappola. E allora non sei un genio. Oh, 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 oh. Battute. Ok. Allora ricordiamoci che con Abu è più difficile. Più difficile. Ah, e ricordiamoci anche che non dobbiamo morire. Perché... se no sono peni amari. Oppele! Cioè, madonna, mi ha fatto spaventare. Ah, dobbiamo prendere quella roba. Sinistra o destra? Andiamo di qua. Noi siamo costretti a...
Vabbè, prendiamo la moneta. Ok. È scomodo giocare con la puttana dalla tastiera a sto tipo di giochi. Ah, innanzitutto qui spero che quei cosi non cadano, non dovrebbero cadere. Però io devo capire da dove lo devo prendere, diciamo. Come si fa a prendere? No, allora no. Andiamo di qua. Perché? Madonna me. E come si fa? Madonna me. Ok, allora fino a qua ci siamo. Mi sa che prenderò... Scusate, ma devo appena contemplare quello che ho appena fatto. Prendiamo il checkpoint, subito. Sempre informazioni! Sinistra e destra. Vediamo. Aspetta. Questa strada dove porta? Vabbè, vediamo. Ah, ecco, abbiamo fatto bene. Madonna me, mi hai fatto spaventare. Quel salto, l'ultimo che ha fatto, mi ha fatto spaventare. Oh no! Oh no! No, no, no. Sono cose a tempo? Aspettate. Non mi fido. Non so se fidarmi. Vaffanculo! Sempre informazioni! Vaffanculo! Pezzo di merda! Shh, madonna me! Perché? Perché i salti in avanti? Perché salti in avanti? Oh, madonna! Madonna mia, i bug! Oh! Oh! Per favore! Che per favore! Non facciamo le puttanate! Poi fa la faccia da... Ok. Ah, mo stava di non. Presto, ancora che spariscono. Sempre informazioni. Qui c'è un altro pulsante. Allora fammi capire, di là si continua. Là sotto c'è il diamante. No. Allora. Qui vediamo cos'è questa roba. Cos'è? Cos'è? Che ho fatto? Boh. Questo coso cosa fa? Fa riapparire le piattaforme? Boh, cioè non capisco. Che abbiamo fatto? Boh. Qua sotto cosa sta? Ah. Ce la potrei fare a saltare di qua a là. Mannaggia, che cacchio. Oh! Geniata! Genialata! Beh, per premere questo coso a cosa ci è servito? Boh, non capisco. Vabbè, vediamo. Tanto li abbiamo premuti. Oh! Madonna! Oppala! Che gocce! Gocce di paura! Di paura di cadere! Quello è il problema! Oh! 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 Centro informazioni! Un altro checkpoint, che poi vorrei capire perché centro informazioni, è sbagliato! È sbagliato, vabbè, quella moneta non fa niente, se andasse a farsi fottere, che cazzo! Qua! Intanto non è che ho capito a che serve quei tre pulsanti che abbiamo premuto. Vabbè. Mo, vediamo qua. Oh! Brava Boo. Sei meglio tu di Aladdin, almeno finora. Ah, ecco, vedi, vedi. Ah!
rocce. Meno male cadono solo da un lato. Aspettiamo che il tappeto volante si abbassi. Le mani mi fanno male, porca vacca. Mi fanno male le mani. Oh, sali per favore. Beh. Ah. Il tappeto è volato. Dobbiamo aspettarlo. Là sopra chissà cosa sta. Si vede nel buio. Che peste, dovremmo stare in una caverna. Non dovrebbe essere. Non ci dovrebbe essere il nulla. Vabbè, mo vediamo. C'è il nulla praticamente attorno. Beh, voliamo. Voliamo. Ok. Una moneta, ragazzi, non l'abbiamo presa. Intanto qua cosa succede? Un altro bottone. Bah. Aspettiamo, aspettiamo. Che se aspettavamo un altro po', poi c'era il rischio di... Forse i bottoni servono per liberare il genio. Forse. Che posto è? Che posto è? Ah, giusto, noi abbiamo il doppio salto. Ma solo in determinate occasioni. Oh, abbiamo fatto una cosa strana, però. Meno male che... Meno male che non si muore. Così voglio i livelli. Non si deve morire per le... puttanate delle... Intanto c'è una cosa da prendere là sopra. Aspetta, aspetta. Ah, è un diamante. Ma è uno, e il problema è che... Non serve a niente prendere uno solo. Cos'è? Una stanza ghiacciata. Ah, forse cadere lì non è buono, si muore, probabilmente sì. Mi fa male la mano, mannaggia. Perché sta in una posizione scomoda per... Non si può fare più di tanto. Ok, prendiamo sto cacchio di pezzo di foglio qui. Preso, preso. Omo, si tratta solo di... saltare là. Però se tu ti allontani, io come devo fare a saltare? Cioè, boh. Cioè, si allontana. Boh. Avvicinati. No, no, no. Mamma mia. Si era buggato per una... l'ultimo pezzo. Dove siamo? Ah. Cosa bisogna fare qua? Vediamo. Bisogna colpire le facce di Jafar. Oh, ah, tu sei più moscio rispetto ad Aladdin. Ok. Fatto. Chi è il prossimo? Sei tu, Jafar, io ti odio. Prendi questa pietraccia nella facciaccia. Anzi, l'importante è non finire le pietre. Bene. Diamante rosso. E ah, ecco la mappa che ci indica dove dobbiamo andare. Guardate un po', questo riferimento al prossimo livello ci dice che noi dobbiamo dirigerci verso una piramide. Oh, oh, oh. Il martello. Martello? A che serve il martello? A martellare. Abbiamo finito! Oh! Questo livello è stato almeno veloce. Ora, vediamo che cos'è che capita nel prossimo livello. Bravo, Abu! Ora cerchiamo di liberare il genio e tappeto. Finalmente libero! I posti così stretti mi fanno venire il mal di schiena. Grazie, Aladdin!
Anche a te, Abu. Abu! Ti avevo detto di non toccare niente! Infedele! Pagherete per la vostra disobbedienza! Dobbiamo uscire subito di qui! Oh, non so che darei per tirarti fuori da questo guaio, ma la sigla ti ha lanciato l'incantesimo e non posso usare i miei poteri! Vedi? Niente. Dovrai essere tu a guidare Tappeto fuori di qui, e anche in fretta! Muoviamoci! Dai, Tappeto, andiamo! Eccoci! Allora, dobbiamo uscire fuori dalla caverna delle meraviglie! Ah! È l'ultimo livello della caverna delle meraviglie! Quindi... No, non ti buggare, bastardo! Lo so che tu ti vuoi buggare perché sei malato! Oh! Guardate un po'! Ah! Centro informazioni! Centro informazioni! Ma è più facile questo di... Ah! Probabilmente il palazzo del cacchio. Aladdin, fai come Goku, fai le onde energetiche con le mani. Oh, bene. Non abbiamo preso tutte le monete, ma non ce ne frega un pene. E adesso salviamo. C'era stato il video come avevo immaginato. Io a voi ve l'ho inserito, ma io non lo posso registrare, non me lo fa registrare, diciamo, normalmente. Bene ragazzi, allora io spero che questo video vi sia piaciuto, abbiamo praticamente completato la caverna delle meraviglie, finalmente, adesso vengono i livelli più belli sia da giocare sia, almeno non mi ricordo che siano così tanto difficili. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e ci rivediamo ad un prossimo video!